Buonasera, siete in diretta su Global Community, la web TV del mio blog, raffaellebarone.wordpress.com. Allora, facciamo il punto. Questa sera vogliamo presentare la prima idea del programma su cui si fonda la coalizione civica per lo sviluppo di Gran Michele. Vi do alcune informazioni e poi parlo del primo punto. Allora, alcune informazioni. Intanto la coalizione sta prendendo forma, nei prossimi giorni uscirà un manifesto che annuncia la costituzione appunto di questa coalizione civica per lo sviluppo di Gran Michele, formata da associazioni, liberi cittadini e parti della città. Si vota, sapete che è stato spostato anche il voto. Non, si vota il 9-10 giugno perché la regione siciliana sta adottando una nuova legge che permetterà la doppia preferenza di genere, cioè ogni cittadino quando vota dovrà votare per un uomo e per una donna. E la doppia scheda, verrà data ai cittadini una doppia scheda, una per il consiglio comunale e una per il sindaco. Allora, voi potete seguire il programma, le idee e il sondaggio che abbiamo lanciato via web attraverso la fanpage che si chiama Raffaele Barone, sindaco di tutti. Appunto, io la mia aspirazione è poter rappresentare tutta la città se dovesse essere eletto. Intanto siamo sulle primarie. Il 7 di aprile saranno presentate le candidature per le primarie che si svolgeranno in piazza senza pagamento il 28 di aprile, in cui io invito tutti i cittadini a partecipare a questa manifestazione di democrazia, questa manifestazione di partecipazione alla scelta del candidato della coalizione civica per lo sviluppo di Gran Michele. Un'altra notizia che vi voglio dare, più di 1.000 persone hanno visto i nostri programmi e questo, non so se sono molti o sono poche, a noi sembrano molti perché è fatto proprio in maniera così spontanea, artigianale, sobria se volete. Abbiamo lanciato la prima idea e sulla prima idea abbiamo lanciato anche già un sondaggio. Io devo ringraziare Carmen 70 che ci sta dando una mano su questa idea e poi naturalmente Alessio. Il primo punto del mio programma è importante il programma perché appunto non essendo più uno schieramento tradizionale centrodestra centrosinistra, ma essendo uno schieramento di liste civiche, la discussione, la costruzione, la coalizione si è fondata sul programma. Sul programma e su come si intende amministrare, quale prospettiva per il futuro di Gran Michele. E io sempre aggiungo quale prospettiva di futuro per la città di Gran Michele che possa svolgere anche una funzione importante per tutto il Calatino Sud di Simeto. La premessa al programma. Abbiamo detto che sono 10 idee, poi il programma lo svilupperemo insieme ai cittadini e io penso che questo programma sarà sviluppato nel corso poi della legislatura, appunto con un'attiva partecipazione di tutti. E infatti il primo punto è Gran Michele etica e trasparente, però volevo fare una premessa. La premessa è questa: noi come Gran Michelesi abbiamo una storia abbastanza recente e la nostra storia fonda l'identità di ognuno di noi. Da Gran Michele poi nasce, è nata, sempre si è sviluppata una forza, una forte classe dirigente che non è soltanto i politici, sono gli imprenditori, gli amministratori, sono i tecnici, sono i professionisti che si vanno affermando ovunque. E il Gran Michelese ha sempre questa forte identità che è fondata sulla nostra città, è fondata su una città che seppure è antica, la nostra città viene dall'antica Grecia, da Getla, dalla Valle dei Maggi e poi dal sito Occhiolà, medievale e poi da questa pianta esagonale che dà il segno della fortezza. Io ecco, volevo dirvi questo, perché
Facciamo della nostra identità e della forza della nostra identità la base su cui costruire la nostra comunità. L'idea appunto è di comunità. Mi piacerebbe molto a me che ogni cittadino, a cominciare da chi si candida, possa dare il proprio contributo a costruire, sempre alimentare questa comunità. Comunitas si fonda sul munus, appunto sulla gratuità del dono. Io spero che ognuno di noi ci possa mettere qualcosa. Ecco, sul primo punto noi abbiamo lanciato un sondaggio e abbiamo già alcune indicazioni. Il primo punto è Gran Michele Etica e Trasparenza. Abbiamo lanciato un sondaggio su 4 punti e così faremo poi per tutti gli altri 10 punti. I sondaggi che abbiamo lanciato, che trovate poi sul blog, sul Facebook, sulla fanpage Raffaele Barone, Sindaco di Tutti, sono questi 4 quesiti che abbiamo posto. Pubblicare online gli atti della Giunta e del Consiglio, che è quello che allo stato attuale ha raggiunto più punteggi. Il controllo online degli atti dell'amministrazione al secondo posto. La formazione dei funzionari, degli impiegati e dirigenti della pubblica amministrazione e la questione, appunto, abbiamo chiamato la question time, cioè in cui i consiglieri comunali possono porre al sindaco, alla giunta, una serie di questioni, di quesiti e a cui gli amministratori devono rispondere in diretta, perché ho fatto l'esperienza in cui spesso i consiglieri parlano e non ci sono gli amministratori per poter rispondere. Questo, secondo me, è un segno proprio di gestione anche attiva, trasparente, partecipata. Allora, il primo punto l'abbiamo voluto chiamare Gran Michele Etica e Trasparente. Questo significa l'idea di pensare alla gestione corretta e valorizzazione delle risorse umane della pubblica amministrazione, incentivando la qualità e la produttività. Come? Attraverso la corresponsabilità, la condivisione e la partecipazione alle scelte e programmi amministrativi. Che cosa intendo? Intendo questo, secondo me gli impiegati, i funzionari, la pubblica amministrazione devono porsi al servizio del cittadino e devono proprio far proprio un programma amministrativo, essere partecipi anche con un pensiero critico, anche con un pensiero, però con un pensiero partecipativo, in modo tale che ogni scelta che si fa ha un'anima e una condivisione. Anche critica, però che possa, come dice, attraverso un lavoro di riflessione, discussione, eccetera, possa permettere appunto a fare in modo che intanto chi fa le delibere, chi fa i programmi, chi fa i progetti possa sentirsi parte attiva e non parte passiva di una gestione amministrativa. Questo passa, secondo me, sia attraverso l'attiva partecipazione del servizio che gli impiegati devono dare alla città e quindi di un rapporto sempre più diretto, sia fisico con i cittadini, ma perché no, anche attraverso gli strumenti che stiamo adottando, attraverso il sistema online, eccetera. Ma dato che si avvicina sempre più il rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione e fra il funzionario, fra gli impiegati, i dirigenti e tutti. Gli operatori della pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione, il sindaco, la giunta. Questo è il primo punto che secondo me fa parte di una gestione partecipata e trasparente. Questo passa attraverso anche una formazione, perché io penso per esempio che la gestione della tassazione deve essere pubblica. Non è possibile che ci siano società che riscuotono tasse e che ci abbiano un aggio. Vanno formati così come lo può fare una società privata, lo può fare benissimo un comune, un ente pubblico, quindi una formazione che permette la gestione della tassazione in maniera pubblica, chiara e trasparente. Pensate alla gestione dell'acqua, ecco, questo è un sistema che secondo me va fatto non solo a comunale, perché tutti i servizi, io lo ripeterò sempre durante questa campagna elettorale, perché spero che in ogni caso resti questa di quello che ho portato io, in ogni caso questa mia proposta. Io penso che ogni punto, la pubblica amministrazione, la gestione della tassazione dei tributi comunali, deve passare naturalmente attraverso una rete dei servizi delle città del Calatino Sud Simeto.
noi abbiamo la grande occasione che questa legge sull'abolizione delle province ci dà per fare finalmente la provincia Lecca-Ladino-Sud-Tisimeto, cioè io la chiamo la provincia Lecca-Ladino, che poi sarebbe il libero consorzio dei comuni, quindi la gestione, una gestione oculata e in rete, perché noi siamo un bacino idrogeologico, permette di risparmiare e far pagare meno tasse. Quindi ecco questa l'oculatezza della gestione del bilancio. Io ho un'esperienza, non sono molto poi appassionato dei conti economici, però forse chissà perché, proprio perché non sono direttamente, come dice, coinvolto ogni volta nelle organizzazioni, finisco per stare sempre attento al bilancio. Almeno nelle società dove ho avuto un ruolo, una funzione, sono riuscito sempre a lasciare bilanci inattivo. Questo è una cosa che mi ha fatto sempre piacere e mi vanto di questo. Io sono stato all'area industriale, ho lasciato un'amministrazione con 3 milioni di euro di attivo. Adesso, per esempio, sono tesoriere di una società nazionale di psicoanalisi, gruppo analisi, abbiamo un attivo. Ecco, per esempio, la buona gestione amministrativa passa attraverso una buona gestione dei conti pubblici e soprattutto tenere le amministrazioni, il controllo di gestione amministrativa in maniera, come dice, non solo trasparente, ma anche efficace, attenta ai conti. Quindi un'attenzione particolare al bilancio, alla gestione corretta della pubblica amministrazione, possibilmente trasparente. Io mi ricordo in questa città, guarda caso, poi adesso mi trovo contro qualcuno che è contro in competizione con me. Quando ho iniziato a fare il consigliere comunale, la prima cosa che ho fatto è perché ci fosse, come dice, il bilancio fosse trasparente, fosse conosciuto da tutti i consiglieri comunali. Io dico adesso deve essere conosciuto dopo tanti anni da tutti i cittadini, tutti i cittadini devono poter avere online il bilancio a casa. Quindi poi pubblicare gli atti della pubblica amministrazione non solo nell'albo pretorio, ma a livello online per permettere che tutti i cittadini possano sapere cosa si pubblica, quali sono gli atti che si fanno. Adesso non è così poi difficile, è possibile avere, come dice, non solo un bollettino, ma proprio pubblicare tutte le scelte che l'amministrazione fa online e in tempo reale, così come penso che lo stiamo facendo qui in questa campagna elettorale, il sindaco, la giunta, e io spero che adesso piano piano anche tutti i giovani, tanti giovani stanno candidando con le nostre liste civiche, possono venire in questo canale televisivo web, possono partecipare in modo tale da continuare poi, se vinciamo l'elezione, avere un filo diretto con i cittadini e poter interagire, lanciare i sondaggi e fare in modo che la città possa partecipare alla vita amministrativa. Idea del programma, potete partecipare al sondaggio di queste 4 idee che abbiamo lanciato, potete anche lanciarci idee, noi l'abbiamo chiamato anche fiorire le idee per lo sviluppo e cambiamento di Gran Michele. Buonasera.